tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto volevo proprio ringraziarvi perché in questi ultimi giorni ho ricevuto un botto di iscritti e praticamente tutti sono italiani, quindi grazie a voi e volevo darvi il benvenuto sul mio canale, nella famiglia che ho qua in questo piccolo angolo dell'internet. Il mio obiettivo per la fine dell'anno, quindi primo di capodanno, è avere 10.000 iscritti. Penso che lo possiamo fare. Ce lo facciamo? Penso di sì, quindi non dimenticare a iscriverti, perché voglio fare un giveaway per voi, per darvi il ringraziamento. E dato che ho ricevuto un sacco di commenti positivi sul video in cui parlo delle parole americane che usano gli italiani, non pensavo che gli italiani fossero così permolosi. Sinceramente, quel video era per scherzare, per divertirci un po'. Non mi siete trovato bene con quel video, ma non fa niente. Io mi sono divertita con quel video. Vabbè, pazienza. Quindi oggi volevo farvi vedere come posso essere ironica anche con gli americani. Posso pure prendermi stesso in giro. E lo so che ci sono un sacco delle parole italiane in cui gli americani non sanno un cavolo come pronunciare. La maggior parte è con le parole, con il cibo, fashion e stop. Sono sicura che ci sono un sacco di altre parole in più, però queste sono le parole che io so che gli americani usano molto. Prima di studiare italiano anch'io dicevo qualche parola come quelle che dirò adesso. Cominciamo! Grazie. Bruschetta. E questo davvero volevo spiegare perché in inglese la CH insieme si pronuncia CH, quindi sì, dovrebbe essere bruschetta, ma gli americani dicono bruschetta senza la doppia lettera. Pistachio, e questa è una parola che ancora quando torno negli Stati Uniti dico pistachio, perché se io dico pistacchio nessuno mi capisce. Spaghetti. Fettuccini. E questo lo so che c'è la E alla fine, quindi dovrebbe essere fettuccine, no? Ma gli americani, in inglese, la E dopo una parola noi pronunciamo I, come la lettera I. Fettuccini. Linguini. Tagliatelle. Tagliatelli. Gli americani non sanno come si pronuncia GLI in italiano. Lo so che è gli, ma questo è molto, una cosa molto difficile per gli americani. Quindi gli americani di solito pronunciano GLI, GLI. Quindi tagliatelle, tagliatelli. Gnocchi, gnocchi, ravioli. E sì, noi americani diciamo ravioli. Per un raviolo sia che 2, 3, 4, 5, 6 ravioli. Quindi one ravioli lo diciamo. Ciabatta. Ciabatta bread. Sì. Prosciutto. Gli americani non hanno questa doppia lettera. No, 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 non pronunciano la doppia lettera. Quindi invece del prosciutto, o invece del prosciutto, dicono prosciutto. Espresso. Sì, invece di dire espresso, molti dicono espresso, come se fosse una ex. I have an espresso, please. Latte. Latte.
senza la doppia T, lo pronunciano così, e latte non è latte, latte è caffè con latte, quindi quando andiamo al caffè o a Starbucks, can I have a latte please? Sì, capita. Panini, panini, panini è per un panino, e non è un non è qualsiasi panino. Un panini è un panino particolare che noi mangiamo, è caldo e si mette nella piastra con qualsiasi pane. Se tu vai negli Stati Uniti e vedi panini, non è qualsiasi panino, ma è quel tipo di panino. Di solito con tacchino, formaggio, qualche verdurina dentro, è così. Biscotti. E questo gli americani dicono solo per i biscotti di cantucci, quel tipo di cantucci. Biscotti per gli americani è solo quel tipo di biscotto, non è qualsiasi biscotti, noi diciamo cookie invece. Calzone, sì. Minestrone, e le ultime due che non vanno con cibo è Ferrari, non diciamo Ferrari, diciamo Ferrari, e Versace. Versace. Lo so che questa parola vi manda un po' fuori perché lo usiamo molto. Versace è quella canzone di Bruno Mars che è appena uscito, Versace on the floor. Il mio fidanzato mi ha chiesto: ma che sta dicendo? Non ha neanche capito che stava dicendo Versace, perché voi dite Versace, no? Quindi Versace on the floor. Queste sono le parole che sono sicurissima che gli americani sbagliano. Spero che questo video vi abbia fatto di divertire un po', eppure ridere un po'. E se avete delle altre parole che voi sapete che gli americani sbagliano, fatemi sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, per favore lasciate un pollice in su. E non dimenticate a iscrivervi sul mio canale, così non perdete i miei video che faccio nel futuro, perché sto provando a fare più video in italiano per voi. Grazie mille per il vostro supporto e alla prossima. Ciao!